Guardate al centro, gentilissimi. La giornata di oggi rappresenta l'inizio di una nuova straordinaria avventura per la nostra politica industriale, per la crescita, per l'innovazione. La sede del Tribunale dei Brevetti qui a Milano rappresenta un grande successo ottenuto dal governo italiano, con un grande gioco di squadra anche con le autorità locali, con il mondo delle libere professioni, con la magistratura. Significa inserire in questo percorso, perché non ci può essere competitività se non c'è certezza del diritto, il brevetto è fondamentale per la crescita, per un paese come il nostro, che è un paese con 4 milioni di piccole e medie imprese, la seconda manifattura d'Europa, diventa fondamentale lavorare sul brevetto. Ma tutto deve essere incardinato in una politica industriale non solo italiana ma europea, e il fatto che la sede del Tribunale sia qui dimostra il collegamento stretto che c'è tra l'Italia e l'Europa. L'Italia è protagonista in Europa, non possiamo pensare di crescere senza il mercato interno, che rappresenta una straordinaria opportunità per la nostra economia, 220 miliardi di business per le nostre imprese. Infatti la nuova sede a Milano dovrà favorire l'innovare a tempo di più con condizione per questo progetto, contribuendo nell'allestimento delle aree. Un grande evento che è frutto di un lavoro comune portato avanti ovviamente dalla magistratura, voluto fortemente da Marina Tavassi, alla quale va il nostro ringraziamento principale, poi dalle autorità locali e ultimo ma non ultimo dal governo del mio ministero. Sono stati momenti di dialogo anche forte con gli altri rappresentanti degli altri paesi, quando sembrava che Milano fosse tagliata fuori da questa importantissima attribuzione. Poi alla fine l'abbiamo spuntata ed eccoci qui ad avere l'onore e l'onere di contenere il contenzioso di quella che è una delle più importanti sfide del futuro, compresa la medicina, compresa la moda, compresa l'alimentazione e tutto questo che ruota attorno all'intelligenza artificiale. Veramente una giornata importante, di grande emozione, di grande soddisfazione, perché dopo tanti anni di battaglie, di benevola lobbying, io dico, ma comunque di una coesione fra tutti gli stakeholder e tutte le istituzioni del territorio che si sono veramente impegnate per arrivare a questo traguardo, siamo arrivati ad ottenere questo successo di avere la Corte Centrale del Brevetto Unitario a Milano in sostituzione di Londra, e non mi sembra cosa di poco conto. Ecco, un importante lavoro di squadra, hanno sottolineato tutti i relatori. Certamente, non è solo per ritualità che lo si dice, è vero, qui c'è stata una sinergia compatta tra le istituzioni del territorio, il governo, i ministeri che oggi sono stati qui rappresentati dai ministri Tajani, Nordio e dal vice ministro Valentini, e c'è stato poi sul territorio una coesione grande di tutte quelle associazioni e di tutti quei rappresentanti di vari gruppi, dalle imprese, la Camera di Commercio, Assolombarda, i consulenti di proprietà industriale, i consulenti commercialisti, che hanno voluto impegnarsi in questa attività, e in prima linea soprattutto i presidenti della Corte d'Appello, del Tribunale e dell'Ordine degli Avvocati di Milano.